Ok, ci dovrei essere. C'è qualcuno? In teoria. Comunque sono da solo oggi perché Indy non può perché c'è la partita di calcio. Tag non può perché c'è la partita di calcio. Quindi sono l'unico che non segue il calcio. Quindi sono qui per vedere un attimo i saldi. Speriamo che ci sia qualcuno. Provo a mettere un annuncio. Vediamo. Non c'è nessuno. Ok, c'è uno spettatore. Fantastico. Chi c'è? Due spettatori, fantastico. Comunque, oggi sono. Sì, primo, perfetto. Oggi sono da solo perché Indy non può perché ci. Dicevo prima, Indy non può perché c'è la partita di calcio. Tag non può perché c'è la partita di calcio. Quindi nessuno può. L'unico che non segue il calcio sono io. Quindi buonasera, eccomi qui. Cercherò di fare qualcosa di. Ecco, perfetto. Cercherò di fare qualcosa in fretta così almeno non annoio nessuno. Praticamente. Comunque l'importante, mi fa piacere che qualcuno almeno mi segue, sono da solo. Forever alone! Perfetto, allora iniziamo subito. Ci sono i saldi, abbiamo fatto il ritardo perché Indy mi ha detto all'ultimo momento che non poteva fare il live, quindi bla 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 bla. Siamo qui su Steam, vediamo un po' che saldi ci sono. Intanto ha vinto la squadra blu, e quello non ne frega nessuno.
Avete preso Garry's Mod, che era non gratuito, era scontato a 2 euro praticamente. Praticamente era un fare, Garry's Mod a 2 euro. E devono ancora scontarci Counter-Strike Source. E se qualcuno, tag ripete sempre, se qualcuno vede le texture viola e nera, e nere, su Garry's Mod dovete prendere anche Counter-Strike Source e aspettate perché Counter-Strike Source lo sconteranno tra poco, tra qualche giorno, mi sa. Comunque, Just Cause 2 abbiamo preso un server a caso, così, tanto per. Abbiamo preso quello con più gente. Allora, iniziamo subito con i giochi. Ah, non ne conosco ancuno, però. Splinter Cell, gioco stealth. No, l'unico che conosco è Metro. Se non sbaglio, anche il primo sarà scontato. E c'è anche Fallout New Vegas. Metro è un gioco, diciamo, all'Half-Life. Per chi non lo conoscesse, però, ci ha fatto un let's play. L'ha detto anche Tag. Se volete andare a vedere il let's play nel mio canale, E vabbè, il Last Light non ve lo consiglio perché è scontato veramente. Ah no, aspetta, questo è il Complete Edition. Tutti e due Metro a 6 euro. Non saprei se consigliarvelo o no, però. Comunque, Metro è un gioco, diciamo, all'Half-Life, dove conta molto l'atmosfera. Infatti, è molto. Diciamo che si percorrono queste gallerie tutte lunghe. Sono abbastanza buio come gioco, si conta molto l'atmosfera, diciamo. E Fallout invece ci ho giocato veramente poco, è un gioco che non fa per me, però credo che molti lo conoscano, dato che è abbastanza famoso e tutti aspettano il 4. È tipo una specie di Skyrim, soltanto che boh, c'hai le armi, praticamente. Vabbè, Call of Duty Ghost. No, no, grazie. Brothers, se non sbaglio, è scontato all'80%, però è tipo una specie di. Non so che cavolo sia, sembra più che altro, mi sembra un'avventura grafica, mi pare. Ha vinto un bel po' di premi, quindi credo che sia decente un prezzo del genere. Non l'ho giocato comunque. Poi gli altri giochi non li conosco, ci servirebbe Indie che almeno spara qualche cavolata, no? Poi cosa abbiamo? Sotto sulle offerte del. Offerte lampo, ok, ci abbiamo Darksiders 2, Space Hulk, perché mi fa sti tiri, Shadow Warrior all'80% è abbastanza buona come idea, perché si può pulire la katana e quindi è ottima come cosa. Diciamo che è carino come gioco, è carino. Io non ci ho giocato, però credo che lo giocherò prima o poi, ma la versione vecchia, non al remake in HD, che è questo qui che è scontato. Giocherò la versione vecchia, che comunque anche quella è carina. Darksiders 2, non so che tipo di gioco sia, so soltanto che è scontato dell'80% ed è un giocone perché sulla versione console costa un botto ancora, quindi averlo a così poco è un bel affarone. Poi Space Hulk che razza di nome? Need Dog? Non li ho mai sentiti. Praticamente non so niente io. Mentre. Vabbè, grazie mille. Perché mi danno tutti? Quando ci sono io, tutti i giochi che non conosco mi danno. Tipo, ieri li conoscevo tutti, oggi no, niente. I giochi scelti dalla comunità non li conosco assolutamente. Sono dei punta e clicca, però so soltanto questo. Mentre per le votazioni, Piante contro Zombie, Poker Night. Attenzione, votate tutti Rayman! Votate tutti Rayman! Mi serve quel gioco. Mi serve. Sulle votazioni, in pratica, ci sono due gruppetti di giochi. Il primo è Casual Comedy. Non vi conviene votare per Piante contro Zombie perché è stato gratuito fino all'8 giugno su Origin. Mentre su Fun e Great Soundtrack ci sono un bel po' di giochi carini. Sto giocando a Bastion, mi piace un sacco. E voglio prendermi anche Rayman. Quindi ho votato quello. Per il resto non ho nient'altro da dire. Un attimo che guardi i commenti. È la prima volta che faccio un live, se lagga è colpa mia perché c'è una connessione di merda. Se mi sentite laggare è colpa mia perché c'è una connessione di merda. Eccetera, eccetera, eccetera.
Ok, allora sto vedendo un po' di commenti, grazie mille. Darksiders è tipo God of War, va bene, anche se non credo così tanto violento, però. No, The Forest non lo faccio più. Neanche Just Cause 2, perché abbiamo, diciamo, era una specie di semplicemente abbiamo fatto un evento e ho registrato l'evento. Poi se facciamo un altro evento, ci cioè voglia di registrare, farò altri Just Cause 2, però The Forest no, volevo proprio fare due video così tanto per avere le prime impressioni, perché anche perché al momento The Forest non è che sia proprio un gioco pieno di roba da fare, cioè c'è soltanto prendi legna, fai roba, prendi legna, fai roba, non c'è molto proprio. Worms Clan Wars, non lo so, so soltanto che Worms era scontato dell'80% fino a un attimo fa, fammi controllare. Worms. Sì, bello, scrivo Worms e mi dà The Wolf Among Us. Ah no, non più, perfetto. Allora, Worms Clan War, non so che differenza ci abbia da Worms Revolution, so soltanto che io ho Worms Revolution ed è veramente carino. E adesso è scontato dell'80%, mi pare. Vabbè, Steam. Worms Revolution. Mi pare che Worms Revolution non scenda più di così, e nemmeno Clan Wars scenderà più di così, quindi ti conviene prenderlo adesso. Oppure se no, se vuoi essere sicuro, aspetta l'ultimo giorno dei saldi, quando sei proprio sicuro, sicuro che non sconteranno più nient'altro. Sì, li sto leggendo i commenti, tranquillo. C'è la mia amicizia, what? Ah, eccolo qua. Faccio quello che Tag non fa. Ok, aspetta, ne è arrivata un'altra. Fantastico. Ok, accetta. E a posto. Avete qualcos'altro da chiedermi, tipo altre previsioni dei saldi? Io mi sento l'omino del meteo, tipo. Domani sconteranno un bel po' di giochi, tra cui. Beh, devono ancora. Io so soltanto che devono ancora scontare CSGO, quindi. Quello di sicuro lo sconteranno. Vediamo un po' se c'è qualche altra domanda. Piante contro zombie Garden Warfare, è quello lì in terza persona. So soltanto che costa poco per essere un gioco di questo tipo. Ma non credo che 19 euro, no, quanto costava? 29 costava? No, 29 no, però se vuoi provare ad aspettare, se proprio ti interessa, io ti consiglierei solo di aspettare un po', magari scende di prezzo. Prenderei. Sì, proprio così, The Forest. In realtà è, prendi legna, fai roba, muori, prendi la flare e muori, basta. Ok, comunque faremo di sicuro faremo altri live su Just Cause 2, no, altri live, altri eventi su Just Cause 2, quindi se viene scontato ancora l'80% prendetelo perché è un bel gioco, seriamente mi piace a me. Poi cosa c'è? Io credo di aver finito. Anche perché volevo fare una roba fatta in fretta, dato che da solo non è che sia il massimo, perché quando si sono tag gli altri è meglio, ma io da solo assolutamente. Anche perché voglio andarmi a vedere la partita. Non è che in città, però almeno invece che stare qui a. Invece che stare qui a sparare cagate su giochi che non conosco. Cioè, dai, no.
Orion Dino Horde, sì, dicono molti che non sia il massimo come gioco, però quel gioco è sceso anche a 90 centesimi, quindi aspetta se vuoi prenderlo. Nether non è un, non è proprio un gioco che mi interesserebbe. No, Indy mi ha consigliato di... No, Tag me lo voleva regalare, però l'ho rifiutato perché non ci avrei mai giocato perché non è che mi interessi come gioco. Qualche gioco da consigliare. Io ho preso un paio di giochi ieri. Tag mi ha preso Dark Soul, preso ci farò un video. Poi mi ha preso Contagion, ho preso Castle Crusher insieme a Blockstorm, no Blockstorm, a Battle Block, che sono dei giochi carini veramente. Il Battle Block ha un trailer che è veramente comico, mentre Castle Crusher lo devo ancora provare. Giochi che consiglio di oggi, non ne conosco neanche uno, quindi non ne consiglierei neanche uno. Vi consiglio invece di votare il gruppetto sui scelti della comunità, il gruppetto con Rayman, World of Goo, Bastion e Awesome Nauts, che non so che cavolo sia. Quindi sì, quelli consiglio perché sono dei giochi abbastanza carini. Adesso per ragione. YouTube c'ha veramente un sistema fatto malissimo per i commenti, cioè non veramente non bisogna aggiornare manualmente la pagina per vedere i nuovi commenti. Vediamo che team sta vincendo qui. Che bella connessione, 50 mesi per aprire una pagina. Vediamo un po'. Eh sì, dai, buonasera. Boom, mamma mia, che cavolo sta succedendo? Due nuovi inviti, aiuto. Aiuto. Tra un po' mi esplode la connessione. Come faccio qua a vedere? Sì, è esploso Google Plus. Ci sono. Mi è crashata la connessione. Allora, finisco in fretta, sennò qua mi esplode il router, vero? Mi fai, tra un po' senti boom e vado via. E così mi crollo la casa anche. Mi conviene. Comunque, vediamo un attimo velocementissimamente cosa succede su... No, no, questo succede qua. Velocemente. Sarò qui 5 anni. Fantastico. Non lo so. Veramente, cioè, dico una cosa e ci metterò anni a finirla. Comunque... Boh, dopo darò un'occhiata ai giochi qua che sono in sconto, che magari ce n'è qualcuno che mi interessa, però al momento non ne conosco neanche uno. Però se provate a darci un'occhiata anche voi, magari potrebbero essere interessanti, non si sa. Finché non c'è Indy, il sapientone dei giochi che spiega, io non so nient'altro, cioè non so proprio niente. E bello, Steam Crasha. Sto aggiornando tipo 5 cose contemporaneamente, ma va bene. Ah, vabbè, YouTube. Isaac, che squadra sei? Sono la squadra rosa. Miglior colore del mondo, sì.
add-on si sono buggati? Quali add-on? No, quando crasho sul server di tag è perché lui non disabilita gli errori. Cioè, quando Gmod trova un tot di errori, ti fa uscire automaticamente dal server e tag dice che crasho. In realtà è perché le sue mod mi danno tanti errori al mio gioco e quindi mi fa uscire dal suo server. E lui non disabilita sta cosa, allora è scemo lui. Insurgency è carino, mi pare che sia scontato, però ci sarebbe un gioco simile che è Red Orchestra, che è della Seconda Guerra Mondiale, però anche quello è carino. Vediamo se qua ha caricato queste dannate squadre. Voglio vedere che squadra sta vincendo. Dai! Oh, cavolo. Adesso per vedere i commenti. Non so proprio come fare. Tipo, fino a ieri non li ho mai visti i commenti, adesso mi tocca guardarli, ci metterò anni. Ok, speriamo che questi qui si aggiornino. No, non si aggiornano. Allora, vediamo qua. Oh, attenzione! Attenzione, non c'è più tipo una disparità, cioè, boh, non c'è più un distacco di 100 miliardi di punti. Le squadre sono abbastanza bilanciate, a parte la rossa, che boh, la rossa è never alone. Vabbè, speriamo che la rosa vinca. E attenzione, hanno fatto una cosa. Attenzione, hanno fatto una cosa carina. Dovevano farlo. Allora, stavo per dimenticarmi sta cosa adesso. In pratica adesso avete presente le squadre sui saldi Steam, no? Che ci sono le squadre che hanno. La viola ormai è partita. Ci vediamo, arrivederci. Ci sono le squadre su Steam, no? Sui saldi Steam qua. Se fate, sì, ve l'ho già detto nel primo giorno dei saldi, se fate le medaglie, in pratica date punti alla vostra squadra, e la prima squadra riceveva 30 membri della prima squadra che avevano dato una mano a far punti, ricevevano tre giochi della loro lista desideri, no? Adesso hanno fatto che il primo team, 30 membri vincono tre giochi, il secondo team che vince, il team che arriva al secondo posto invece 20 persone che hanno contribuito ricevono due giochi dalla loro lista desideri e il team che arriva terzo c'ha 10 membri del team. Oddio, Rosa è prima! No, non più. E sì, il terzo team è primo! Non riesco a finire una frase. Il team che arriva terzo verranno scelti, diciamo, 10 persone a caso che hanno scelto, che hanno dato una mano a quel team e gli verrà dato un gioco gratuito dalla loro lista desideri. Spero di essermi spiegato, ma siccome è schifo, non credo. In pratica adesso non soltanto il primo team, il team che arriva primo vince i giochi, anche il secondo e il terzo arrivano. E il rosa è primo, attenzione, il viola è ultimo. È più emozionante vedere queste cose qua che guardare la partita di calcio, cioè. Ok, adesso credo che stavolta vado veramente. Ho detto tutto. Beh, spero che domani ci sia tag, ci siano gli altri perché da solo io non la rifaccio la live. Come prendi le medaglie? Le medaglie si guadagnano completando i set di carte, e le carte in pratica si ottengono o scambiandole, oppure comprandole dal mercato, oppure è presente le votazioni, se sei livello 5 e voti 3 volte in un giorno ti danno una carta, poi ricevi un'altra carta se spendi 7 euro comprando giochi durante i saldi, in pratica ci sono un bel po' di modi per prendere le carte. E quando completi sto set di carte, puoi fare la medaglia che dà punti alla tua squadra praticamente.
E se la tua squadra arriva prima, seconda o terza, hai una possibilità di vincere qualche gioco gratuito, diciamo. Intanto Indy mi scrive. Va bene. Io ho detto tutto, adesso vado velocemente perché mi sto perdendo metà dell'altra partita. Ok, va bene. Un attimo che guardo i commenti. Ciao Tag. E vabbè. Ok, va bene. Ci sentiamo domani, spero, con Tag e Indy per la settima giornata. Questa era la sesta, la più forever alone di tutte le 10. Va bene, a domani. Ciao ciao.